Terminato il secondo stop del campionato cadetto, l'Arezzo Calcio femminile torna in campo per disputare la quarta gara casalinga del girone di ritorno. Benvenuti al Bruno Nespoli, villaggio d'arte di Arezzo, dove tra poco la squadra di casa affronterà il Ligona per la 23ª giornata del campionato nazionale di Serie B. Arzedi, alza il campanile, la zona di Baracchi, ancora il colpo di testa, Carta, vuoi andare a conclusione, Carta, ancora il tiro, Carta! 1-0 dell'Arezzo, la sblocca subito l'Arezzo! Con Carta, una magia, dal suo piede destro per il 13° gol stagionale di Isabella Carta. In mezzo a due, ne approfitta Carta, Carta contro Malatesta, ancora Carta, grande numero, Carta, Carta e gol! 2-0 dell'Arezzo, un gol bellissimo quello di Carta. Un gol bellissimo di Carta, che da sola si è involata dalla metà campo in poi contro Malatesta, la prima saltata e poi ha battuto per la seconda volta quest'oggi Parodi. L'appoggio indietro per Verdi, Verdi serie di finte al limite dell'area, scarico per Di Fiore, ancora Di Fiore in mezzo a due, non riesce a liberarsi ma la palla rimane lì, Di Fiore, Di Fiore! 3-0 dell'Arezzo! 3-0 dell'Arezzo al 30°! Ci ha creduto Di Fiore fino all'ultimo, se l'ha fatta ingabbiare in mezzo a due avversari, è riuscita a crederci con la grinta, ha recuperato la sfera e poi con tutta la rabbia che aveva in corpo ha intaccato il 3-0. Nella ripresa l'Arezzo dilaga su un cross da sinistra, ancora Carta segna sotto misura con una bellissima deviazione il gol del 4-0, il gol della sua tripletta personale, dunque grande partita per la capocannoniera dell'Arezzo Calcio Femminile, Carta, in questo caso bravissima a raccogliere lo spunto da sinistra e a deviare in modo impeccabile sotto porta. 4-0 per l'Arezzo, Arezzo che poi ha modo anche di trovare la quinta rete che arriva su calcio di rigore abbastanza netto. Dal dischetto si presenta Verdi che trova la quinta rete. 5-0 per l'Arezzo e qui c'è anche il messaggio per Davide Astori, il ricordo di Davide Astori. Arezzo che potrebbe dilagare ancora e Razzolini che conquista un secondo calcio di rigore, il campo è precario, secondo rigore per l'Arezzo, Moscia però si fa respingere il tiro dal dischetto, finisce 5-0 per l'Arezzo. In un campo difficile l'Arezzo ha sfoderato forse la bella prestazione della stagione. Una delle migliori, diciamo che la partita si è messa subito bene, le ragazze sono state bravissime a interpretare subito la partita nel giusto modo, in un campo pesante così non era nemmeno facilissimo giocare, poi il gol sicuramente dopo pochi minuti ha fatto sì che le ragazze riacquistassero le sicurezze che avevano precedentemente la sosta e poi tutto è filato liscio. C'è a dire che il cambio di posizione di Carta, vista l'assenza di Razzolini come centravanti, sta portando grandi risultati all'Arezzo. Beh, Isa è una grandissima giocatrice per la categoria, può essere posso farla giocare in diverse posizioni, lei è sempre molto brava a cogliere le sfumature giuste e a interpretare le partite nel modo giusto. Adesso domenica vedrà la giornata di campionato impegnati a Torino contro il Torino, che tipo di gara ti aspetti? Una gara difficile, come del resto tutte quante, certo per noi queste altre due partite che vengono prima dell'ulteriore sosta di Pasqua sono fondamentali perché potrebbero significare mettere praticamente l'obiettivo stagionale. Comunque, nonostante le soste, abbiamo visto che Arezzo riesce a tirare meglio di sé anche magari non giocando partite consecutivamente. Sì, ci siamo allenati bene, questo è un merito delle ragazze. Poi quando si fanno certi tipi di prestazione vuol dire che alla base c'è serietà. E quindi bene così, non bisogna mollare perché ancora comunque il cammino è lungo. Ah, siamo qui con Costanza Razzolini. Costanza, quest'oggi è una partita difficile visto il meteo e anche il tiro di gioco, è però arrivata una vittoria convincente dell'Arezzo. Sì, è stata una partita difficile soprattutto per le condizioni del campo, però diciamo che l'avevamo preparata bene, si è indirizzata subito nel verso giusto, abbiamo segnato quasi subito e poi è stato un crescere, le palle sono entrate per fortuna
e abbiamo dominato assolutamente la partita, meritata vittoria ampia, sicché siamo contenti così. Ti abbiamo visto rientrare dopo l'infortunio, qual è stata la gioia di ricalcare il terreno di gioco? Beh, sicuramente è molto bello perché mi mancava il campo da quasi 2 mesi e faticoso perché era molto impegnativo, però sono molto contenta. E la prossima anche il gol? Speriamo, dai, sì, oggi sono stata generosa, la prossima volta non lo sarò.